L'allergia alle graminacee è una delle forme allergiche più diffuse al mondo e il 10-15% della popolazione ne soffre ed è anche molto comune nei bambini. Ma cosa sono le graminacee? Impariamo a conoscerle meglio. Le poacee, comunemente conosciute come graminacee, sono una famiglia di piante che appartengono all'ordine Cyperales. Sono una delle famiglie di vegetali più diffuse al mondo, se ne conoscono almeno 9.000 specie diverse e ci sono sicuramente tra queste delle specie destinate all'alimentazione. Quindi che si sono diffuse per questo motivo, perché commestibili come il mais, il riso, l'orzo, il frumento, la segale e l'avena, e ci sono piante selvatiche infestanti che crescono invece spontaneamente ai margini delle strade, nei giardini non coltivati e appunto nei prati. Le graminacee possono, diciamo, nascere e crescere a tutte le latitudini, anche con varie escursioni altimetriche. Esistono delle piante che si sono perfettamente adattate ai climi aridi e poi esistono anche specie mesofile ed acquatiche. Per fortuna, solo una piccola parte di queste piante riveste un ruolo da un punto di vista allergologico e tra queste ricordiamo l'ogliarello, l'erba mazzolina, la codolina, il palio dei prati, la finarola dei prati, la bambagiona e l'erba canina. Quello che succede è che nella stagione della fioritura queste piante producono una grande quantità di polline che possono ovviamente causare l'allergia. I fiori sono raccolti in piccole infiorescenze chiamate spighette. E l'impollinazione e la fioritura in genere corrisponde con il periodo primaverile ed estivo. E diciamo che esistono delle graminacee che possono fiorire anche in altri periodi dell'anno, quindi in realtà quello che si verifica è che si possono trovare polline di graminacee più o meno da aprile fino a settembre. Questo periodo classico di pollinazione però potrebbe eventualmente cambiare, essere modificato dai cambiamenti climatici, soprattutto negli ultimi anni. Quello che succede in realtà anche per altre pollinosi e quindi eventualmente appunto si potrebbero ritrovare polline di graminacee anche in mesi diversi.